Beh, quando si parla di lusso e di vetture altissima gamma, naturalmente Bentley è uno dei primi nomi che vengono in mente e questa è indubbiamente l'espressione più recente e più attuale, anche tecnicamente parlando, di quello che Bentley è in grado di fare con la sua Continental. La Continental, lo ricordiamo, è un modello storico per Bentley, un modello che ha attraversato le generazioni, un modello che si è evoluto anche nella gamma Bentley attraverso le mille e mille personalizzazioni che Bentley è in grado di assicurare ai propri clienti. Questa in particolare è l'ultima versione, la quarta generazione della Continental GT Speed, perché vuol dire che è la versione più potente e più prestante, ma soprattutto in questa versione quello che è interessante è parlare dell'estetica che è cambiata completamente e anche della motorizzazione che per stare al passo con i tempi e con le tecnologie e con le norme sulle emissioni più recenti ha abbandonato il 12 cilindri, che era un cavallo di battaglia naturalmente perché nel mondo Volkswagen voleva dire tanto quel W12, ma si è modernizzata, forse addirittura è diventata più potente e più prestante con un 8 cilindri 4 litri biturbo. Perché? Perché è diventato un motore ibrido plug-in con la bellezza di 782 cavalli e la parte elettrica da 190 cavalli. Quello che sorprende è che pur avendo una massa di 2 tonnellate e mezzo, perché parliamo di una macchina lunga 4,90 m, alta 1,40 m, ma con tutta la meccanica di una GT, di un'automobile davvero sportiva, riesce a fare comunque 80 km completamente in elettrico e a classificarsi dal punto di vista delle emissioni addirittura nella categoria delle LEV, delle low emission, perché ha 29 grammi per chilometro di CO2, quindi emissioni davvero basse. Naturalmente quando si parla di 29 grammi per chilometro si parla di emissioni di CO2 quando viene calcolato il consumo con la batteria completamente carica. Questa è una first edition, quindi il top naturalmente per il lancio di questa quarta generazione. Vediamo dove è cambiata. Ecco, direi che forse il lato più significativo è quello anteriore, perché qui come vediamo il doppio faro Bentley, il famoso leggendario doppio faro Bentley, è sparito, non c'è più, quindi si parla di un unico faro naturalmente full LED, lavorato quasi come uno Swarovski, direi, perché all'interno è pieno di cristalli che servono per generare gli effetti luminosi, nonché i proiettori abbaglianti e anabbaglianti, e tutto il frontale naturalmente è diventato decisamente più sportivo, una griglia molto importante qui davanti, con incorporato naturalmente i sistemi ADAS, i radar e le telecamere, griglia inferiore con aperture per la parte aerodinamica, per quello che riguarda freni e gli air curtain, quindi il contenimento della parte aerodinamica lungo la fiancata. Insomma, il log bonnet, il muso lungo naturalmente delle Bentley è sempre leggendario, anche se non ha dentro un 12 cilindri, è comunque un muso lungo, un muso che ha anche una particolarità stilistica. Vedete che questa linea parte da qua praticamente e continua, continua, continua fino a questa spalla del parafango posteriore. Sembra quasi che il cofano parta dal montante C addirittura, invece in realtà finisce prima, però questo allungamento, questa linea laterale, che è stata rivista e resa ancora più potente rispetto al passato, è diventata, come dire, la firma, il DNA di questa vettura, avere la postura di un felino con questa grande muscolatura posteriore e tutto quello che c'è da qui in avanti è potenza, è slancio in avanti. Andiamo a vedere anche una Speed in un colore particolare, non è questo, non è British Racing Green, è quasi un fluo, sempre una First Edition con diciamo una allure particolare, perché in questa linea Bentley mette naturalmente a disposizione tutti i possibili colori che la clientela può desiderare, proprio con le sue personalizzazioni che partono dal livello Mulliner, che è il più alto, via via fino alla personalizzazione degli interni, delle pelli, dei legni, delle tinte esterne, delle bruniture, delle cromature interne. Anzi, a proposito interno, adesso andiamo a vederla come è fatta dentro. Guardate questi interni, tanto ve li faccio vedere così al volo.
tanto per capire di cosa stiamo parlando, forse non lo sapete, ma la Continental è una quattro posti. Quattro posti che in realtà hanno due posti posteriori, che potremmo, diciamo, definire due strapuntini. In realtà sono molto comodi. Adesso provo anche a sedermi. Certo, una persona molto alta potrebbe avere qualche problema, soprattutto per quello che riguarda lo spazio verso il soffitto, ma credo che nessuno si lamenterà di essere a bordo di una Bentley. Rifiniture naturalmente di primissimo livello. Una delle cose che colpisce nelle Bentley è che tutto quello che toccate, questa è una, non è una leggenda, è proprio una cosa vera, tutto quello che toccate nelle Bentley, quindi le plastiche, i legni, il metallo, è realmente plastica, legno, metallo. Non ci sono sostituzioni, diciamo, dentro questo salotto che è realmente curato fino all'ultimo dettaglio. Se c'è del legno è sicuramente del legno, se c'è del carbonio è del carbonio. Andiamo a vedere il posto guida. Non prima di aver notato però che la luce per la pozzanghera ripropone il logo Bentley con le famose ali. Eccomi seduto al posto guida, bellissimo volante pieno di comandi, grande display configurabile in maniera personalizzata, e un po' questa è la particolarità delle Bentley, la scelta di avere una console che può cambiare, unica direi nel panorama di queste supercar, una console che cambia completamente di aspetto. Premendo questo tasto, screen, si può decidere di avere questo widescreen, questo mega display da più di 20 pollici a disposizione per tutto ciò che serve naturalmente per governare la vettura, ma se si vuole viaggiare disconnessi o comunque più tranquilli, in linea con il comfort della vettura, qui c'è la bussola, qui c'è la temperatura esterna e qui c'è un cronografo che ci dice che ore sono e quanto tempo passa nel giro di pista, per esempio. Tutta la console centrale è molto, la definirei molto fisica, nel senso che i comandi principali Bentley li conserva ancora in un'area dove si manovrano tasti, pulsanti, cursori e manopole. Non c'è l'integrazione totale, benché lo schermo naturalmente lo permetta, non c'è un'integrazione totale all'interno del touchscreen. Questa è una cosa che a me piace molto, è una mia fissazione. Certo, bisogna fare un po' l'abitudine naturalmente a questa messa di pulsanti, però direi che chi si avvicina a modelli di questo genere lo sceglie proprio perché ha questo aspetto di vettura altamente interfacciata con la persona e non troppo minimalizzata. Deve essere anche opulenta in quelli che sono i comandi e i tasti che sono a disposizione. Naturalmente freni all'attesa dell'istruzione, ruote da 22 pollici con impianto carboceramico e tutta la tecnologia che serve anche per gestire l'altezza da terra e la regolazione elettronica delle sospensioni. In questo Bentley ha due punti di arrivo. Uno, quello di garantire a una vettura di questo genere, benché massiccia, benché sportiva, un handling piacevole anche quando si guida davvero forte, anche i test in pista lo hanno confermato, ma anche un comfort di primo livello, perché naturalmente l'allure di una vettura di questo genere deve garantire ai clienti che sono disposti a pagare 330.000 euro per questa versione tutto il comfort e la comodità che serve per poter guidare serenamente. Abbiamo parlato brevemente all'inizio del motore, addio V12, c'è una generazione di motori nuovi, oramai i V12 sono diventati un po' delle mosche bianche nel mondo, anche delle supercar, sono rimaste davvero in pochi a farlo. Un vuoto biturbo 4 litri, 782 cavalli, abbiamo detto, con una parte elettrica piuttosto cospicua di quasi 200 cavalli. Le prestazioni ve le dico così en passant: 3,2 secondi per fare lo 0-100 e una velocità autolimitata di 335 km orari per una vettura che, ripeto, è quasi 25 quintali in ordine di marcia. Guardate anche che belli questi dettagli, è bello anche da vedere questo motore una volta che il cofano è aperto, barre duomi con queste fusioni molto belle sull'attacco della sospensione a controllo elettronico e braccetti anche per il longherone anteriore che deve
assicurare rigidità. Rigidità nelle supercar, nelle comfort car come queste, vuol dire soprattutto, al di là dell'handling, vuol dire essere silenziose al 100% quando si marcia in autostrada. Del tutto silenziosa la Bentley Continental GT Speed non lo è, perché c'è stata una ricerca particolare anche sul sound per avere un rumore ai tubi di scarico che sia adeguato alla classe della vettura. I tubi di scarico che li vedete qui, due per bancata, con anche una parte di scivolo posteriore che dà il suo contributo nel creare deportanza. Rispetto alla versione precedente è scomparso anche un orpello che forse era considerato troppo visibile dal punto di vista così dell'eleganza, l'alettone mobile, la parte aerodinamica attiva è stata cancellata ed è stata invece integrata in questo spoiler che va a definire tutta la parte posteriore, il cofano bagagli. Presa di ricarica, perché come abbiamo detto è un ibrida plug-in, quindi ha la possibilità di ricaricare una batteria e soprattutto di marciare in modalità completamente elettrica per circa 80 km. Non è di grande importanza, ma vetture come questo genere hanno accesso alle ZTL e hanno anche dei vantaggi in termini fiscali, perché risultano essere vetture a bassissime emissioni. Allora, vi è piaciuta la nuova quarta generazione della Bentley Continental? Continuate a seguirci al prossimo video per automoto.it.